La parola adesso va a Mario Varini, direttore dei servizi generali amministrativi dell'Istituto Comprensivo Castelluccio di Mantova, che è all'avanguardia per tutti i processi di digitalizzazione e dematerializzazione a livello scolastico. Perché dematerializzare si può, vero Mario? Ci provo. O meglio, ci abbiamo provato. È un anno e mezzo che dal 1 gennaio 2012 la mia scuola è una scuola dematerializzata, nel senso che produciamo esclusivamente documenti digitali, non produciamo più carta, ci siamo dotati di archivi digitali e quindi archiviamo digitalmente tutti gli atti che vengono prodotti. Certo non è stato facile convivere poi, il problema è questo, non è facile convivere poi con le altre pubbliche amministrazioni non dematerializzate. Quindi è un anno e mezzo che cerchiamo sia di portare avanti il progetto di dematerializzazione, ma anche di convincerlo, di aiutare le altre pubbliche amministrazioni a passare dall'altra parte, a mettere il piede definitivamente dall'altro lato della sponda. Oggi molti dirigenti che ho conosciuto stanno iniziando, però la paura, diciamo, di avere un momento di non informazione con le altre PA è evidente. Io porto sempre purtroppo l'esempio unico che ho di problemi nella mia scuola rispetto alla dematerializzazione, cioè il problema che altre pubbliche amministrazioni, in particolare la Ragioneria Territoriale dello Stato, si rifiuta di ricevere i miei documenti digitali. Si rifiuta, abbiamo avuto un attimo di confronto e abbiamo cercato di trovare una soluzione che potesse soddisfare le due, abbiamo attivato l'articolo 23 del CAD, cioè la possibilità di realizzare documenti, copie di documenti digitali, copie analogiche di documenti digitali, ma pare che anche questa soluzione, dopo 2 mesi che l'abbiamo adottata, sia stata, diciamo, rifiutata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato. Quindi io mi appello fondamentalmente ai dirigenti, ma non ai dirigenti delle scuole, ai dirigenti veri, quelli che devono, non che non sono veri delle scuole, attenzione, volevo dire i dirigenti quelli che hanno il potere di imporre, diciamo, un certo tipo di soluzioni. Certamente i dirigenti delle scuole sono dirigenti veri, ma loro stessi spesso si trovano con le spalle al muro, messi di fronte appunto a delle difficoltà che purtroppo per taluni non sono superabili, mentre invece, come possiamo vedere, è facilissimo approcciare a questo nuovo modo di comunicare, a questo nuovo modo di conservare i documenti. Quindi noi dobbiamo dematerializzare la pubblica amministrazione perché lo vuole la legge italiana, ma fondamentalmente perché è un diritto del cittadino e abbiamo l'aiuto di 10 anni di norme emanate sulla dematerializzazione, partendo dal CAD e arrivando anche, diciamo, alle ultime disposizioni in materia di trasparenza. Si può parlare di trasparenza perché? Perché possiamo dematerializzare l'informazione, pubblicarla sui nostri siti web e quindi diffonderla in modo dematerializzato, in modo digitale. È chiaro che seguendo il CAD noi possiamo tranquillamente affermare che i documenti digitali prodotti dalla pubblica amministrazione devono appunto essere resi disponibili, la loro gestione deve essere fatta con strumenti appropriati e quindi con strumenti anche che consentano una conservazione sostitutiva degli atti legale e quindi la possibilità poi di poter dichiarare che un documento è unico e originale come lo sono i documenti digitali. Alla fine di questa presentazione, però forse non ci arriveremo, parto dalla distruzione dei documenti analogici, cioè dalla distruzione dei documenti di carta dopo la loro trasformazione in documenti digitali e l'attivazione delle procedure di conservazione sostitutiva. Vi posso solo dire, cerco di accelerare, vi posso solo dire che per attivare conservazione sostitutiva o affidate i vostri archivi ad un'azienda che sia ovviamente un conservatore riconosciuto dalla pubblica amministrazione, o li trattenete voi nei vostri locali attraverso l'installazione di particolari procedure hardware e dei software. Per quanto riguarda la lavorazione di questi documenti, non è che implica delle grosse rivoluzioni a livello strumentale nei nostri uffici.
Io suggerisco di dotare almeno di due monitor le postazioni di lavoro, perché con l'archivio digitale avremo sempre un monitor occupato per trasferire i documenti negli archivi digitali. Dovremo liberarci delle stampanti, perché fin tanto che le abbiamo sulle scrivanie le utilizzeremo, quindi a scuola da me le ho eliminate da tutti gli uffici. Esiste solo una stampante dell'archivio, per cui quando c'è la necessità vera di fare una stampa, purtroppo l'assistente amministrativo o chi deve stampare dovrà recarsi in archivio e ritirare la stampa. È un piccolo deterrente per evitare l'utilizzo così indiscriminato, anche perché poi il documento stampato lo dobbiamo ridigitalizzare, insomma diventa un lavoro inutile, un lavoro che ci fa perdere solamente tempo. Per quanto riguarda sempre le dotazioni, dovremo dotarci di scanner veloci, di scanner a caricatore verticale, non certamente quelli a sportellino, non possiamo usare degli scanner quelli che utilizzavamo tempo fa. Utilizzeremo scanner veloci a 30-40 pagine al minuto, per cui avremo la possibilità di realizzare in modo veloce la digitalizzazione anche di un intero fascicolo personale nel giro di 10 minuti. Quindi altri strumenti particolari non ce ne servono, cioè abbiamo bisogno semplicemente di un software che gestisca l'archiviazione digitale, di un modem fax per far entrare i fax direttamente nel computer in modalità digitale e non più su carta, che poi dovremo ancora riscannerarli. Abbiamo ancora un piccolo problema da risolvere sul quale stiamo riflettendo e studiando per trovare una soluzione, che è quello della marcatura della segnatura di protocollo. Quindi il documento in ingresso attualmente, se su carta è facile associargli una registrazione di protocollo, perché una volta che l'abbiamo timbrato lo acquisiremo con lo scanner, ma se il documento è già in sé digitale il problema nasce, perché dovremo attribuire a questo documento un numero, una registrazione, una classificazione e non abbiamo strumenti per fare questo, cioè non ci sono attualmente, per quanto io conosco, strumenti che mi consentono di protocollare direttamente un documento mentre entra nella lavorazione degli atti. Quindi attualmente la soluzione che ci siamo dati è quella di dotarci di un software per la riscrittura dei PDF, quindi abbiamo acquistato qualche licenza di Acrobat 11 e attraverso questo software possiamo applicare quello che per adesso è un esperimento che stiamo facendo sulla marcatura temporale, che è semplicemente di associare, di incollare su questo PDF una numerazione, quindi il numero di protocollo e quant'altro. Il problema è abbastanza, come si può dire, bisogna affrontarlo, perché noi non possiamo, dobbiamo garantire l'immodificabilità del documento, quindi il fatto di dover aprire un PDF già trasmesso da qualcun altro e mettergli su un numero di protocollo, per quanto mi riguarda, è già un momento in cui noi modifichiamo quell'atto nella sua natura originale. Cioè io non potrò mai protocollare direttamente un PDF firmato digitalmente, io non potrei intervenire sulla sua immagine, diciamo, su quello che vedo. Mi è arrivato un PDF protocollato da un'altra pubblica amministrazione, è firmato digitalmente, quindi è un bisetterna. A questo punto io dovrei in un qualche modo applicargli la segnatura di protocollo. Io non sono ancora stato capace di capire qual è lo strumento che potremmo utilizzare per fare questo lavoro. Rimane un grosso problema comunque. E quindi per adesso ci limitiamo a mettere il numero di protocollo insieme al nome del file per evitare di perderlo nelle varie cartelle prima di essere archiviato digitalmente.